Allora ragazzi, locale doccia, Tolfa Est, sulla A12. È un buco, in pratica un buco. C'è una sedia, il box, un cestino, l'appendi accappatoio e nient'altro. Tutto qua. Pulito, dai. C'è la chiave. Tutto qua. Ragazzuoli, buonasera. Allora, c'ho un po' i capelli ancora umidi. Mi sono fatto la doccia qui a Tolfa Est, poco prima dall'uscita della Civitavecchia dal porto. E dovevo agganciare un rimorchio, però sto rimorchio non doveva ancora arrivare la barca, la nave, alle 9:30. Io alle 7 avevo già lasciato il rimorchio. Allora ho detto no, no, se ne parla domani, visto che al porto di Civitavecchia non c'è niente, un bar è pure chiuso, quindi. Allora mi sono fatto un quarto d'ora, sono uscito dal porto, mi sono fatto inversione, sono uscito da Civitavecchia Nord, ho ripreso l'autostrada e sono qui a Tolfa Est, domani 20 minuti sono al porto. Allora, c'è la doccia, non sapevo che c'era la doccia qui. E quindi ne ho approfittato per farmi la doccia. Allora, avete visto? È un buco, proprio un buco. Infatti, io ho aperto la porta, non riuscivo ad entrare con lo zaino alle spalle, me lo sono dovuto togliere, altrimenti non ci passavo. Molto piccolo, c'è l'essenziale, c'è il box doccia, meno male che c'è la sedia per appoggiarci lo zaino, e poi non c'è più nulla, c'è solo l'appendi accappatoio e poi niente. Io ho detto, mo, non c'è l'asciugacapelli, c'ho il phon, da me esco fuori, nei bagni, ci sarà una presa, mi potrò asciugare i capelli. Invece no, manco nei bagni c'è la presa. Quindi i capelli me li sono dovuti asciugare sulla testa. E un 4:30 si merita questo Sarni. Si lascia un documento, ti dà la chiave, ma non ti chiede i soldi. Però un 4:30, sì. 4:30. Ciao ragazzi, buonanotte.